Buonasera dalla frazione Sant'Elena di Pietra De Fusi. Buonasera Sabino. Ciao Marco. Allora, perché siamo qui questa sera? Siamo qui perché si inaugura il club Tommaso Acernese, un grandissimo tifoso dell'Avellino, scomparso purtroppo nel periodo del Covid. Si tratta di un club nato in memoria, ecco, di questo personaggio, questo tifoso che nella Valle del Calore aveva un grande seguito, ma soprattutto era una persona davvero per bene, ammirata da tutti. Non a caso sono già, pensa, circa 400 se non più coloro i quali si sono iscritti a questo club. Ed è un bel segnale d'affetto, Marco, dai. Assolutamente sì, ed è anche diciamo il momento, mentre qualcuno ci passa davanti alla telecamera, ma dovete capire, siamo in diretta, dicevo, si respira anche un'aria di grande familiarità, di grande entusiasmo qui in paese, ma in genere in provincia, al di là di quello che è il risultato al momento che sta dando la squadra. Sì, a dimostrazione che la provincia ama la sua squadra nella gioia e nel dolore. Qualche giorno fa commentavamo che in città, era capitato a me personalmente, qualcuno diceva prima della partita con Giuliano: speriamo che stasera va male, così pazienza va via. Invece io penso che nessun tifoso si deve mai augurare la sconfitta della propria squadra per non vedere più un allenatore o più un giocatore in campo, ma augurarsi sempre il bene. E qui in provincia questo c'è, questo si vede, la provincia è sempre vicina al lupo nel bene e nel male, stanno soffrendo, però sono anche consapevoli che il campionato è lungo e che c'è tempo per recuperare. Io devo svelare anche un segreto: non sono diventato più alto di Sabino, però ho approfittato del marciapiede, l'ho messo sotto al marciapiede proprio per equilibrare un po' la situazione. Ma io chiamerei già qualcuno, vedo Fabrizio. Allora... Fabrizio De Roma, no? Stasera siamo qui per inaugurare questo club. Tu eri un grande amico di Tommasino, ci puoi spiegare un po' chi era Tommasino? No? Dunque, Tommasino intanto era un grandissimo tifoso storico dell'Avellino, cioè praticamente aveva qualche anno più di me e lui è stato tra i primi che mi ha portato allo stadio a vedere il Grande Lupo. Tommasino era un tifoso che è nato Nel campo dove adesso c'è il tribunale d'Avellino, quindi Piazza d'Armi. Era una persona umile, su questo non si discute, era un tifoso di quelli che nella buona e nella cattiva sorte avrebbe sempre seguito l'Avellino fino alla morte, e infatti così è stato. Tommasino era uno di noi, era quello che praticamente pensava solo casa e lavoro, però la domenica era dedicata esclusivamente alle trasferte, alle partite in casa, al solito posto scaramantico sulla ringhiera della tribuna d'Erminio, il quale poi ultimamente aveva anche problemi di vista, quindi... Io questo particolare me lo ricordo bene, perché poi lo conoscevo approfonditamente Tommasino, insomma, ogni volta che venivo qui in tipografia alla Gepara a ritirare i giornali, la prima copia era per lui, no? Nell'ultimo periodo anche le trasferte se le faceva raccontare dagli amici che stavano vicino, però veniva in trasferta. Ma anche le partite in diretta, appunto, sia in trasferta che in casa, io stavo quasi sempre al suo fianco. Allora, come sentiva che l'Avellino faceva gol, la prima cosa: ehi Fabri, chi ha segnato? Ci diceva, perché obiettivamente non riusciva a notare con nitidezza sia il numero di maglia sia il giocatore che calciava in quel momento. Si metteva con le sue brave cuffiette nelle orecchie, quindi un poco seguiva la partita, un poco l'ascoltava per radio.1, insomma, ed era un... cioè, per lui l'avversario non era un nemico, era un avversario e basta. Tommasino era quello che lunedì mattina per il suo genere ambientale partiva alle 6 per andare a fare i carichi a Salerno dalla nostra squadra antagonista, e nonostante il risultato dell'Avellino, che poteva essere positivo o negativo della anche domenica, se il suo incubo vero per un fatto di campanilismo era il Biniviento, come amava ripetere. Però quando andava a fare spesa, voglio raccontarti solo questo, quando lui andava a fare spesa il lunedì mattina andava con la tuta dell'Avellino a Salerno, perché per lui era un orgoglio tenere quella maglia a prescindere da tutto, e noi lo dobbiamo ricordare così. Tommasino era quello che quando andavamo a fare le trasferte
e quindi certe volte ci fermavamo al ristorante a pranzo, lui aveva problemi di dieta, non... quindi anche se lui non mangiava, per lui era un orgoglio stare insieme a noi, si sedeva con noi, non toccava nulla, e poi guai se non partecipava alla sua quota. Il tifoso esemplare e l'amico di tutti. Noi adesso siamo in attesa che arrivino anche una rappresentanza dell'OS Avellino, sarà capitanata dal direttore sportivo Luigi Condò, ci sarà Gabriele Gori, ci sarà Patrick Enrici, c'è anche Gigi Molino, ma la gente ha risposto alla grande, più di 400 tessere già. Il nostro grande motto è che la provincia ha sempre seguito l'Avellino, qui ci sono delle radici ben profonde e di conseguenza sapevamo che avremmo avuto questo grande successo. Abbiamo raggiunto quasi 400 tessere per un club che è legato non solo all'US Avellino ma soprattutto al caro e amico compianto Tommasino, che ha seminato tanta amicizia e tanta voglia di fare per questo Avellino. Quindi noi l'abbiamo aperto proprio in funzione soprattutto per l'orgoglio che Tommasino ci ha trasmesso per i colori bianchi. Un esempio da seguire, grazie a Fabrizio. Grazie. L'ha portato mio padre, sicuramente questo qua lo posso confermare, che me l'ha sempre detto Tommasino. Però noi con Tommasino abitavamo a 10 metri di distanza, quindi il negozio suo di preferenza era solo quello, quindi si andava sempre là. E io, siccome fa lo stesso mestiere di mio fratello, lo trovavo spesso a Salerno a confrontarci con i salernitani e diceva che non capivano niente, i palloni erano niente e nessuno, e contava solo l'Avellino. Poverino, ci è dispiaciuto tanto che è morto, perché una persona mai una parola sbagliata, mai un concetto sbagliato. Purtroppo aveva i suoi problemi e quando andava a vedere la partita chiedeva sempre chi è quello, chi ha segnato le partite, non poteva venire a mangiare con noi perché purtroppo era diabetico e questa è la questione. Comunque era una persona rispettabilissima, una persona sempre a modo, questo lo posso dire. Ti ricordi qualche episodio particolare legato a Masino? Legato a Tommasino, che stava sempre vicino all'inferriata, alla tribuna Terminio, stava sempre là a domandare chi è quello, chi è quell'altro. Quando andava a fare spese al suo negozio faceva sempre: andò, ma tu che dici, ce la facimmo, non ce la facimmo, come che ne pensi? Purtroppo aveva clienti che gli portavano la roba pure da Benevento, da Napoli, e lui soffriva il problema quando l'Avellino non andava bene, pure quando andava a Salerno e i risultati non erano positivi per l'Avellino, purtroppo ne soffriva perché era pronto allo sfottò, o sfottevano sempre, insomma, questo è il concetto. Antonio, 400 iscritti a questo club, ci auguriamo che il club cresca ancora di più, ennesima dimostrazione di affetto nei confronti di Masina e nei confronti dell'US Avellino. Sicuramente, senza ombra di dubbio, su questo hai detto bene, ci sono tante persone ancora da iscrivere al club e tanti appassionati che quando sentono il nome di Tommasino Cernese accettano subito, infatti qua ci stanno dei parenti, ci sono amici di vecchia data. Come sentono Tommasino Cernese, io poi mi sono trovato spesso e volentieri col direttore al negozio di Tommasino che ci portava le riviste, quindi era sempre uno spottò continuo tra Tommasino e io, questo è un bel ricordo. Com'è nata l'idea di questo club? Com'è nato questo club? È nata l'idea perché per omaggiare Tommasino Cernese è un grande tifoso. Io effettivamente, devo dire la verità, sono di Vendicano, un club esistente a Vendicano c'è, però io personalmente non mi sono mai iscritto e non ci voglio proprio niente a che fare. Io quando ho saputo che si faceva il club qua mi sono attivato a fare le destre, a qualsiasi cosa mi sono attivato. Quindi sia per Tommasino Cernese, poi sono un vecchio lupo di vecchia data. Ieri sera Marco Incino, il direttore, ricordava Como, ma io a Como ci sono stato col secondo treno. Lui è più piccolo di me, noi quando scendemmo a Como, sotto il sottopassaggio, uscimmo, i semafori da verde diventarono rossi, da rossi diventavano giallo, non si capiva niente. Tutti sul lago a prendere il pedalò, siamo andati a mangiare, solo ci siamo pigliati l'acqua. Appunto. Io poi ho mio fratello che abita a Lecco, quindi a Como ci sono andato spesso e volentieri. E quindi questo è, a noi ci fa piacere per Tommasino e per la sua famiglia. Prendiamo anche Dino Manganiello, parliamo anche un po' di attualità. Dino, eccoti qua. Allora, nel frattempo sembra un nano. Ecco qua, allora Sabino ci rifà l'inquadratura perché abbiamo ristabilito le gerarchie, le distanze, le altezze.
Parliamo anche un po' di attualità, questa falsa partenza, un po' una sorpresa. Sì, buonasera a tutti. Eh beh, certo che è una sorpresa, perché le premesse erano altre, perché anche i proclami erano altri, gli investimenti lasciavano intendere altro. Ma io ci aggiungo anche un'altra cosa, perché quando le cose vanno male, lo sai e lo sappiamo, che si comincia a dire la squadra non è adeguata, sono mediocri, non fanno qua, non fanno là. Tutti gli addetti ai lavori, nessuno escluso, ha sottolineato che questa squadra era una corazzata, è una corazzata che può ambire al primo posto, addirittura i bookmakers che ci danno favoriti. Questo che significa che la qualità della squadra c'è. Bisogna trovare il male più o meno oscuro che attanaglia questa formazione per cercare di superare questo momento difficile e far scattare quella scintilla che possa poi portare entusiasmo e quindi anche risultati. Poi è chiaro che se non scatta questa scintilla e si dovessero individuare le motivazioni in qualche elemento particolare, ovviamente sto parlando non per sottinteso ma chiaramente di pazienza, la società prenderà le decisioni del caso, e attenzione che al rimorchio possono arrivarne anche delle altre, ma questo lo sappiamo. Vabbè, chiaro, sono tutti in questo momento, tutti in discussione, triade compresa. Quello che vorrei analizzare però con te, al di là di un aspetto tattico, insomma, che la squadra sembra ancora non recepire i dettami che pure Pazienza ha dato in ritiro e noi ci siamo stati, ma a me la sorpresa negativa è quella fisica, perché vedo altre squadre che corrono a mille e noi siamo partiti con grosso anticipo, e soprattutto abbiamo disputato un precampionato con tante gare anche agonisticamente valide. Sì, io ci metterei anche il fatto che comunque nelle dichiarazioni precampionato, anzi proprio nell'imminenza del campionato, c'era l'idea che è stata espressa da Pazienza in conferenza stampa di partire forte, quindi ciò non significa che abbiamo fatto la preparazione per poi andare pian piano in crescendo, e quindi sì, è strano, molto strano, è un'anomalia e non riesco a spiegarmelo neanch'io, perché poi noi l'abbiamo seguiti anche gli allenamenti nel corso del ritiro precampionato, è stato fatto un ritiro comunque mi sembra abbastanza completo. E allora io non vorrei che sia una questione di testa, di motivazioni, di presunzione, potrebbe essere una chiave di lettura, però ecco, lì entriamo nel discorso del male oscuro, perché ribadiamo ancora una volta, questa squadra, presi singolarmente i giocatori, ha una qualità media altissima rispetto alla scorsa stagione, che comunque abbiamo chiuso non solo facendo il secondo posto ma anche arrivando in semifinale playoff, non solo con la seconda difesa del campionato, non solo tra i migliori attacchi del campionato. Insomma, questa squadra, ci metti Annaridi, ci metti Tribuzzi, lascia stare che poi sei infortunato, ci metti Sona, se alternative comunque abbastanza valide, ti aspetti tutt'altro. Io non lo so se il mare oscuro sia davvero, è strano, no, a dire il mare oscuro, però in questo momento la vedo così, cioè c'è qualcosa che non va e va individuato. Prima lo facciamo. Può essere anche che tatticamente no, non siamo pronti, non riusciamo a recepire, magari a reggere questo modulo rispetto all'avversario, e può capitare che, come quando sai di avere un punto debole, il fatto di doverti proteggere e temere che vieni colpito là ti porta a essere magari anche timoroso nell'offendere. Tremolante, sì. Allora, questo è molto interessante come argomento, perché ragazzi, noi quando giochiamo e stiamo giocando con Sonas e D'Ausilio insieme, noi giochiamo con un 3-1-4-2. Alla fine è quello il modulo, perché giochiamo con due mezzali molto offensive. Per fare questo modulo è chiaro che, o meglio, questo tipo di atteggiamento tattico di avere giocatori con una grandissima gamba, e questo si allaccia al discorso della condizione fisica di cui sopra. In questo momento stiamo pagando questa roba qui, stiamo pagando il fatto che non avendo la gamba non riusciamo a fare questo tipo di gioco, perché Marco, allora, noi abbiamo visto esercitazioni anche tattiche, soprattutto a San Gregorio Magno, ma anche negli allenamenti a porte aperte. Guarda un po', da quando è cominciato il campionato, due partite, certe giocate non le vediamo più. C'è la mezzala che viene incontro a fare gioco e non il play, per capirci, e lo scarico sull'esterno di prima, per capirci, come fece gol contro la Juve Stabia Tribuzzi, no? Sull'appoggio di Patiello, non li vediamo più.
Certo, l'assenza di Tribuzzi è pesante, però non possiamo limitare tutto a un calciatore. Ma secondo te questa settimana in più concessa a Pazienza può servire o è un ulteriore rischio? Ma allora, l'idea è chiaro che se una società dà una fiducia, virgolette, a tempo, perché poi noi l'abbiamo percepita questa cosa, sono filtrate queste cose, non è che la società ufficialmente ha detto fiducia a tempo. Però l'idea della società è ok, diamo questa occasione e vediamo se scatta la scintilla, perché spesso ho letto, ho sentito, no, anche i tifosi che dicono vabbè, vinciamo questa, poi perdiamo a Cava, che succede? Ma l'idea non è quella di vincere questa e poi perdere a Cava, l'idea è che scatti la scintilla e l'incendio prenda corpo per tutta la stagione, diciamo. Se non dovesse succedere, chiaramente bisognerà affrontare i problemi in un'altra maniera. E queste decisioni, quelle di dare questo ultimatum, out, questa fiducia a tempo, possono essere un pungolo decisivo per far scattare questa scintilla. Se neanche questo basta, chiaramente bisogna fare qualcosa. Quando le cose non vanno, purtroppo l'allenatore è sempre il primo a pagare. Grazie a Dino Manganiello. Abbiamo un altro ospite, Sabino, Raffaele Petrillo, vai. Sì. Raffaele Petrillo, uno dei fondatori di questo club, stasera l'ennesima dimostrazione di affetto nei confronti di Tommasini, ci sarà l'ennesima dimostrazione di affetto nei confronti della delegazione, della squadra che arriverà, è un momento un po' particolare, però serate come queste aiutano insomma a essere positivi e essere insomma uniti per il lupo. Certo, innanzitutto mi definisco un grande amico di Tommasino. Tommaso vive ancora nei nostri cuori e la dimostrazione di affetto è proprio nell'apertura di questo club che abbiamo dedicato a lui. Cercheremo di portare in giro sia al Partenio che negli altri stadi d'Italia il nome di Tommasino. Per quanto riguarda il momento della squadra, guarda, preferisco stasera festeggiare e parlare soltanto di Tommasino. Della squadra, sinceramente, sono contento della presenza della squadra perché anche in questo momento di difficoltà ci hanno dato la loro disponibilità, però sinceramente questa sera considero una sera di festa, quindi se dovessi parlare... Qual è il tuo ricordo di Tommasino? Il ricordo più bello legato alla linea di Tommasino. Ti racconto un aneddoto. Va. Diciamo, Tommasino abita a 50 metri da casa mia, quindi passava 10 volte al giorno col furgone, 10 volte al giorno si fermava, la solita frase: Raffè, chi ha cattato David lì, no? E quindi poi Tommasino era quello che ti chiamava pure alle 2 di notte. Dai, quando qualcuno ti chiama alle 2 di notte, sai, mia moglie, i figli, ti preoccupi. Noi sapevamo che alle 2 di notte era Tommasino, perché Tommasino non aveva il senso dell'orario. Si chiama Raffè, allora Avellino oggi che ha fatto? Però giusto per raccontarti come vive ancora il ricordo di Tommaso, sono 3 anni che è morto Tommaso, io ancora oggi dopo 3 anni non riesco ad entrare nei negozi di Tommaso. Quindi per me Tommaso vive e voglio fare mia una frase che poi dirò, che era presente domenica in Curva Sud con uno striscione grande. Se ti ricordi, la Curva Sud ha fatto un grande striscione per un tifoso che non c'è più. Marco vive, per noi del club, per tutti i soldi, Tommaso vive perché un vero lupo non muore mai. Questo è il mio ricordo di Tommaso. 400 iscritti, tante persone si vogliono iscrivere ancora, insomma l'affetto è tanto. Veramente, noi quando abbiamo inaugurato il club facevamo delle stime tra di noi, 100, 200, quando ci troviamo ad oggi a 400 iscritti, da una parte è una sorpresa, da una parte ci dimostra che la gente veramente lo voleva bene a Tommaso, quindi è una dimostrazione di affetto nei confronti di Tommaso che va avanti da 3 anni, quindi per me, che ero veramente amico di Tommaso, è una gioia immensa, quindi ti ripeto, per me Tommaso è vivo. Tanti iscritti anche dai paesi vicini, questa è la bella dimostrazione di affetto oggi. La risposta è importante, proprio perché Tommasino era conosciuto al di là di Rendecane, Venticane, a me mi hanno chiamato persone da Berlino, da Roma, dice Raffè, vogliamo fare adesso, come dobbiamo fare? Quindi una dimostrazione di affetto che Tommaso per quello che ha fatto in vita si è veramente meritato. Appunto, ricordava tutti Tommaso, tutto il negozio, qualcuno ricordava le sue difficoltà, però nonostante le difficoltà è sempre stato allo stadio fino alla fine. Tu tieni presente, Tommaso gli ultimi tempi veniva allo stadio, non ci vedeva, nonostante ciò Tommaso veniva con la radiolina e si sentiva la partita per radio, non la vedeva, cioè Tommaso è stato mai in ospedale
chiedendo di vedere la partita dell'Avellino. Quindi, come ha detto giustamente Marco in un suo articolo su Ultra Avellino, se dobbiamo parlare di un tifoso perfetto, dobbiamo parlare di Tommaso Cernese. Era il prototipo del vero tifoso dell'Avellino. Tommaso domenica sera stava allo stadio. Tommaso non faceva parte di quella schiera che a fine partita fischiava i tifosi. Tommaso sarebbe uscito dallo stadio dicendo: non ti preoccupare, vinciamo la prossima. Questo era Tommaso. Non so quanto manca ancora l'arrivo della delegazione dell'US Avellino. Vi abbiamo detto, siamo in attesa di Luigi Condò, di Gabriele Gori e anche di Patrick Errici. Siamo con Matteo. Allora Matteo, innanzitutto questo club che nasce con 400 iscritti, insomma, è la dimostrazione di un grande attaccamento all'Avellino, ma soprattutto alla figura di Tommaso. Sì, assolutamente, c'è un forte attaccamento del territorio ovviamente alla figura storica di Tommasino, che era uno dei tifosi storici non solo di Pietra dei Fusi ma dell'intero territorio irpino, ma soprattutto c'è un grande legame con l'US Avellino. Ovviamente questo va a prescindere dalle categorie e dai risultati, che purtroppo in questo inizio di campionato non sono positivi come tutti ci aspettavamo, però il tifo e la passione va al di là di ogni categoria, lo abbiamo e lo hanno dimostrato. Questo era lo stile di Tommasino. Assolutamente, poi, anche perché Tommasino non criticava mai. Tommasino, quando anche le cose andavano male, oppure le varie società che si sono ovviamente succedute nel tempo, non ha mai criticato, era sempre mite e ovviamente cercava sempre di trovare il lato positivo. Non so se avete già distribuito le cariche. Sì, sono state già distribuite. Ce le puoi elencare? Assolutamente, ovviamente c'è il presidente che è Carlo Sant'Angelo, che è una figura ovviamente anche molto vicina a Tommasino per legami anche di parentela, e poi c'è Raffaele Petrillo che è il cassiere, Michele Grasso che è il vicepresidente, e poi ci siamo noi soci fondatori, io sono Matteo D'Alessandro, Emilio De Santis, Nicola De Santis, Gaetano Sant'Angelo, Giovanni Esposito e Fabrizio De Roma. Credo di non dimenticare nessuno. Matteo, questa falsa partenza tu come te la giustifichi? Pensi che sia un qualcosa di momentaneo o risolvibile? Ci auguriamo ovviamente che sia momentaneo. Non lo so, vedo onestamente, poi diciamo che faccio anche allenatore, anche se a livello dilettantistico ho giocato, però vedo un po' di confusione a livello tattico, a livello tecnico-tattico da parte dell'allenatore, o forse perché si sta un po' decidendo di giocare in questo 3-5-2. Domenica abbiamo visto è passato a un 4-2-4 mascherato nel finale, un po' ritardati i cambi, non lo so, sicuramente qualche falla in costruzione c'è stata della rosa, perché ovviamente un vice Tribuzzi è chiaro a tutti che manca forse anche un difensore. Ci stiamo ostinando con Armellino, Rigione, Centrali, che sicuramente hanno una grandissima carriera alle spalle, ma dal punto di vista delle caratteristiche forse serviva qualcos'altro. Ci auguriamo ovviamente che possa essere solo un inizio così, il solito calcio d'agosto, però ci auguriamo che possiamo riprenderci già da domenica. Intanto probabilmente è arrivato qualcuno, perché vedo movimento, quindi ci dovrebbe essere la delegazione. Grazie ai tifosi qui del club Tommaso Acernese, mentre appunto vediamo che è arrivata quasi certamente la delegazione dell'US Avellino. Provo un po' anche ad avvicinarmi, anche se poi successivamente faremo le interviste insieme agli altri colleghi. C'è Gabriele Gori, però direi, Sabino, di non muoverci da questa postazione perché c'è la luce sotto il faretto, e poi sarà fatta comunque qui l'inaugurazione del club. Vediamo un po', vediamo di padre in figlio, ti becco, giusto per... Sei sempre tifoso di città, ma un tifoso sempre costruttivo anche nella critica. Me la dai una spiegazione a questa falsa partenza? Senti, io in 50 anni di calcio faccio fatica a darmela una spiegazione, perché ci sono troppe cose inspiegabili. Noi partiamo dall'inizio. Io ho trovato giusto la riconferma di Pazienza, perché l'anno scorso in semifinale col Vicenza dovevamo passare noi, e quindi era giusto dare una certa continuità. Venivamo da prestazioni con la Juve Stabia che
abbiamo vinto con la Juventus, Udine, indipendentemente dal risultato, abbiamo fatto una buona prestazione. Poi c'è stato questo crollo inspiegabile in campionato che veramente faccio fatica a spiegare, anche perché poi l'ossatura della squadra, cioè 9 undicesimi effettivamente, no, l'anno scorso, cioè adesso per esempio sotto accusa è la difesa, che effettivamente ci sono dei grossi problemi soprattutto di tra centrocampo e difesa di filtro, abbiamo questo problema, il centrocampo era quello dell'anno scorso, tolto Susmas. La difesa, io ricordo, se non ricordo male, tu magari mi puoi aiutare, quando Armellino è stato centrale difensivo a inizio campionato, tutti quanti lo beatificavano. Ancora adesso molti dicono che Armellino in difesa l'anno scorso ha reso più che il centrocampo. In realtà rispetto allo scorso anno è cambiato un po' il modo di giocare nostro, perché quando Armellino fu utilizzato un anno fa dietro, per esempio andammo a Catania non tenevamo questa linea altissima, no? Sì. Quindi lui aveva modo di agire qualche metro più distaccato, la squadra non era proprio compatta in 30 metri, questo ti permetteva di leggere la giocata prima. Oggi giocando in linea con Armellino che è costretto a salire quasi sempre, si finisce che ti mettono quello veloce uomo contro uomo. Infatti c'è l'uno contro uno che noi a quel punto soffriamo perché non c'è il filtro. Ma detto questo, io sono venuto qui proprio perché insomma soprattutto in questo momento storico di scoramento generale, l'apertura di un club di questo genere con tutti questi iscritti conferma che la provincia è la vera linfa del tifo avellinese. È la vera linfa. Sottoscrivo quello che hai detto, ma poi qui c'è la genuinità. Cioè, stiamo ricordando, non so se tu l'hai conosciuto, ma un tifoso sì, davvero doc che non sapevo che cos'era la polemica. Amava solo i colori bianco. No, ma poi Marco, io dico una cosa, perché qua sembra che chi non attacca, chi non offende, chi non infama vuol dire che gli va tutto bene, non è così, cioè qua non abbiamo il prosciutto sul diciamo che qua c'è il metro social di giudizio che non va bene, perché il tifoso non è solo quello che sta sui social. Lo sfogatoio sociale, mettiamolo da parte, cioè io poi insomma lo combatto a mio modo, però lascia il tempo che trova, sono queste le dimostrazioni che il nostro è un popolo che non molla, non si arrende, questa è la vera dimostrazione. Con 400 iscritti, un club ai confini, e quindi io sono contentissimo e apposta ho voluto dare la mia partecipazione e il mio appoggio perché se lo meritano. Un grazie di cuore a te e a tanti altri tifosi che portano avanti questa fede, soprattutto di padre in figlio. Ecco qua, allora c'è Luigi Condò, il direttore, Gabriele Gori, Patrick Enrici, siamo praticamente pronti per l'inaugurazione che a breve. Abbiamo anche il rappresentante del clero, prego, per la benedizione. E c'è una grandissima affluenza, come potete vedere, nonché anche una grande commozione per inaugurare il club intitolato a Tommasino Acernese. Qui c'è anche la moglie con la figlia di Tommaso. Tutti pronti per la cerimonia di apertura del club dedicato a Tommasino Acernese qui alla frazione Sant'Elena di Pietra De Fusi. Prego. Allora, parola a Raffaele Petrillo. Allora, buonasera a tutti e grazie di essere venuti all'inaugurazione. Non si sente? Buonasera a tutti e grazie di essere venuti, vi vedo belli numerosi, all'intitolazione del club dedicato a un nostro grande amico Tommaso Acernese. Come tutti sapete, Tommaso era un grande tifoso dell'Avellino. Tommaso lo trovavamo in tutti gli stadi d'Italia, a partire dagli stadi più importanti quando abbiamo fatto la Serie A per noi che l'abbiamo vista, agli stadi polverosi di Serie D. Tommaso era sempre perfetto, era sempre presente, sempre al suo posto in tribuna Terminio, anche come tutti ben sappiamo negli ultimi tempi Tommaso
aveva dei piccoli problemi di salute, diciamo, però Tommaso era presente con la sua radiolina e vedeva ed ascoltava la partita. Mi è piaciuta soprattutto una definizione di Marco Ingino, grande amico di Tommasino, su Ultravellino. Marco ha definito Tommaso il tifoso perfetto dell'Avellino e ha perfettamente ragione, perché Tommaso era il tifoso che non protestava mai, era il tifoso che stava sempre ad incitare la squadra. Tommaso era sempre vicino all'Avellino, quindi noi cercheremo di ricordare Tommaso con l'apertura di questo club. Il club sarà aperto per vedere le partite per chi non potrà venire allo stadio a seguire l'Avellino. E... un rumore non dipende da noi, ma dall'impianto esterno. Esterne dell'Avellino. Poi ricorderemo Tommaso con un striscione posto in tribuna Terminio, dove era la sua casa. Quindi l'obiettivo del club è quello di innanzitutto di ricordare in maniera degna, speriamo, insieme agli altri amici che hanno contribuito all'apertura di questo club, a ricordare Tommasino. Voglio dire... per ricordare Tommasino devo dare qualche numero stasera. E noi ad oggi siamo arrivati, tenete presente che abbiamo aperto i tesseramenti da un mese e mezzo, siamo arrivati a 400 tessere, un numero impensabile quando abbiamo deciso di aprire il club. Cioè facevamo delle stime, ma quanti soci riusciamo a fare? 100, 150, 180? Ad oggi siamo arrivati a 400 soci e la cosa bella, sapete qual è? Che si sono iscritti tanti ragazzini. Quindi faccio un invito ai giocatori, alla società, di stare vicino a questo club, perché la cosa bella è che sicuramente noi vinceremo il campionato, perché sicuramente noi lo vinceremo il campionato, quindi ci troveremo qua l'anno prossimo con Gori, con Enrici, con il direttore, a festeggiare il primo anno del club con l'Avellino in Serie B. Di questo ne sono sicuro. Quindi, oltre alla spinta che verrà data dalla curva sud, noi avremo sempre una spinta in più dall'alto, quindi ricordatevi di questo, che l'anno prossimo ci ritroveremo qua. Quindi a questo punto è giusto fare dei ringraziamenti. Ringrazio innanzitutto gli sponsor che ci hanno dato una grossa mano per l'apertura di questo club, ringrazio le autorità civili e religiose, il sindaco, il caro amico e amico Nino Musto, che appena saputo la notizia dell'apertura del club subito ci ha sostenuto. Ringrazio la società che anche in questo momento di difficoltà ci è stata vicina e questa sera è presente qua. Ringrazio il nostro bomber Gori che già ha potuto assaggiare il calore del pubblico irpino. Ringrazio Enrici che sicuramente avrà modo di assaggiare quello che è lo stadio di Avellino, quello che è il calore del pubblico irpino. Ringrazio poi il cuore pulsante dello stadio Partenio, cioè i rappresentanti della Curva Sud che sono stati presenti. Ringrazio l'amico Franco che ho qua vicino, grande amico di Tommaso. Inoltre ringrazio tutte le televisioni che sono presenti, tutti i giornalisti. Ringrazio in modo particolare, ma in modo particolare nessuno. E penso di aver detto tutto. L'unica cosa che vi voglio raccomandare: all'interno della sede abbiamo previsto un buffet per i giocatori, quindi se ci fate la cortesia facciamo entrare prima i giocatori nella sede e poi entrano i tifosi, mentre abbiamo previsto un altro buffet alla fine della piazza, quindi sarà offerto un buffet da parte del club. L'ultima cosa che devo fare è devo consegnare la tessera numero uno del club alla famiglia Cedrino. Allora, io ho fatto questa maglia per Tommasino, un mio carissimo amico, certo, che noi stavamo sempre insieme, eravamo costantemente in contatto, quindi era un amico fraterno. E quindi ho fatto questa maglia, la do a te,
però già ho parlato con la figlia, dopo vorrei che la mettesse sulla tomba, perché era un mio desiderio, perché era un grande tifoso, oltre ad essere un grandissimo amico, era un grandissimo tifoso, quindi meritava. Mi fa piacere che avete fatto questa iniziativa, avete aperto un club ricordando questo grande tifoso, perché se lo meritava, era veramente una persona stima. Nostra cura accompagnare Antonella a dove a questo punto facciamo parlare anche i protagonisti della nostra squadra del cuore, quindi passo la parola al bomber, prego. È un piacere essere qua con tutti voi, perché veramente siete numerosissimi, e facciamo tutti una preghiera per Tommaso. Si sentiva che era veramente un avellinese doc, e quindi farò una preghiera stasera per lui. E però adesso dobbiamo sicuramente iniziare, perché il campionato è alle porte e già da domenica vogliamo vincere. Il gol domenica lo dedica a lui. Innanzitutto buonasera a tutti, scusate l'emozione, ma sono veramente contento di essere qua, di essere arrivato finalmente ad Avellino, e oltre ad essere contento sono orgoglioso di indossare questi colori e farò di tutto per questa società, per questa piazza, per tutti i tifosi. E grazie mille ancora a tutti. La parola al direttore, e lo ringraziamo ancora per essere presenti qui questa sera. Prego. Buonasera a tutti, volevo ringraziarvi per l'invito. Noi come famiglia Avellino siamo contentissimi di partecipare a questa, a questo invito, perché sappiamo che Tommaso è una persona molto vicina all'Avellino, è un tifoso che ci teneva veramente per l'Avellino, quindi per noi stare qui questa sera è un motivo di orgoglio e è un motivo di grande soddisfazione, quindi una preghiera anche per lui, e speriamo che da lassù ci porti dove noi vogliamo arrivare. Grazie ancora, mi sono dimenticato di dire una cosa. Volevamo consegnare alla famiglia di Tommaso il nostro gagliardetto, un ricordo grazie. Suo. Cioè, mi è piaciuto domenica uno striscione messo dalla Curva Sud, voglio rubare la frase di quello striscione. Lo striscione era dedicato a un tifoso che non c'è più, e faccio quella frase per Tommaso. Lo striscione recitava: Marco vive. Noi diciamo: Tommaso vive, perché un vero lupo non vuole mai. A questo punto è doveroso far parlare la carissima figlia di Tommasino. Prego, andiamo insieme. Allora, innanzitutto io non so come esprimere la mia gratitudine per tutto quello che è stato fatto oggi, ma anche nei giorni dietro, perché so quanto impegno c'è dietro questa iniziativa, dietro questo club. Sono grata. Parlo in prima persona, ma in realtà la mia voce è eco della mia famiglia, di mia mamma, di mia zia e di mia sorella, che per cause lavorative non è qui. Sono grata per la dedizione che tutti coloro che sono dietro questa iniziativa hanno messo e hanno dimostrato. Sono grata perché penso che la maggior parte di coloro che sono qui conoscevano mio papà, e penso che la maggior parte oggi potranno ricordare ancora una volta il suo sorriso e l'amore che lui aveva per il paese e per i colori che tanto amava. Io purtroppo ho sperimentato sulla mia pelle che il dolore non viene lenito dal tempo, il dolore lo si sente sempre, però ci si impara a sopravvivere, un po' come una malattia cronica, si impara a sopravvivere al dolore e si combatte. Ecco, io ogni secondo sento mio papà accanto a me e
Penso che grazie a questa iniziativa oggi lo sentiamo un po' tutti, un po' di più. E concludo lasciando quello che è forse il più grande insegnamento che mi ha lasciato mio papà, cioè quello di amare ogni secondo della nostra vita le persone a cui vogliamo bene, perché lui non era la persona dai grandi gesti, chi lo conosce lo sa, sorrideva però non faceva grandi gesti, però ecco il suo amore lo dimostrava attraverso piccoli gesti, una carezza, un sorriso o il prendermi la mano nonostante avessi 24 anni allora, lui lo dimostrava così e questo è il più grande insegnamento che mi ha lasciato. E ovviamente un'altra sua caratteristica era coltivare la sua passione più grande, e in questo caso era ovviamente l'amore per l'Avellino, per i biancoverdi, e penso che questa oggi è la dimostrazione che l'abbia fatto bene. Quindi grazie a tutti. Passiamo la parola all'amico Nino Musso, sindaco di Pietro De Fusi. Buonasera e benvenuti a Pietro De Fusi a tutti. Che dire, io ci sono cresciuto con Tomasino, ci ho giocato a calcio, oltre che andare a vedere le partite insieme, non si direbbe dal fisico, no? Quello è passato. Però onestamente io devo dire che Tomasino era il tifoso reale, perfetto, non criticava, cercava di analizzare i fatti, io invece sono esattamente il contrario. Sono il tifoso criticone, quello che si incavola, sbatte la porta, se ne va. Perché è un modo differente ma univoco di interpretare l'amore per un colore, l'amore per la propria squadra, per l'appartenenza. Cioè il sopportare tutto, qualsiasi cosa, essere stoico e poi invece essere picoreo, ovvero sia incavolarsi e sbattere le porte. E vi dico onestamente, lo dico a Gori perché Ricci è appena arrivato, lo dico al direttore Condò, e nelle ultime due giornate di corte non sbatte tante, ma proprio tante. E allora speriamo domenica di non sbatterne più, onestamente, per queste dire, facciamo sta cosa. Perché è vero che l'amore è importante, però i risultati aiutano, insomma, sicuramente. Detto questo, era un po' per alleggerire la cosa. Tommasino ci ha lasciato in un momento bruttissimo per tutti noi, con una malattia purtroppo brutta. La testimonianza, al di là di quello che ha detto Antonella e Raffaele, lo sappiamo tutti, fino all'ultimo con la radiolina ha ascoltato l'Avellino, quindi era davvero legatissimo a questi colori. Io ricordo ancora il coro che fecero nello spogliatoio i giocatori dell'Avellino, Tommasino non mollare. Beh, ma un miracolo già l'ha fatto, però l'ha fatto fare a Dio, insomma, qua c'è un sacco di gente, vedo pure gente che non è tifosa dell'Avellino, pure del Benevento. Perché veramente non mi danno, veramente mi danno. Se becchiamo qualche salernitano sarebbe proprio, non lo so, qualcosa di incredibile. Però questo testimonia una cosa importante, ovvero sia che anche al di là del colore dell'appartenenza, quindi dell'amore per la squadra, c'era il rispetto e il bene per la persona. Quindi era qualcosa di più grande, di più importante. Io non vi voglio rubare più tempo. Voglio solo che voi facciate un lungo applauso e caloroso a Tommaso e alla sua famiglia. Grazie. Prima di benedire questo ambiente, benedire significa dire bene. E noi questa sera siamo qui per dire bene dell'operato di una persona. Allora questa sera Tommasino, così lo chiamavamo, così lo conoscevamo, lascia un messaggio forte, un impegno ad ognuno di noi, di impiegare bene il tempo che abbiamo e se lasciamo una buona impronta, ecco, questa sera siamo qui per ricordarlo. Andava allo stadio, incitava i giocatori, ma lo faceva con amabilità, con il sorriso, con la simpatia e non con la violenza. Quindi Tommasino ci lascia questo bel esempio di andare allo stadio e farci capire che stando insieme in maniera pacifica, in maniera così bella, è una bella testimonianza non solo
di amicizia, di civiltà, ma di fede. E allora benediciamo questo e preghiamo. Gesù ci dice nel Vangelo: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io. E questa è la certezza che Dio ci dà. Questa sera Tommasino è in mezzo a noi ed è contento e sorride insieme a noi. E allora tutti quanti insieme preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e noi i nostri debiti, salga a te la nostra lode, o Padre, che nella tua provvidenza guidi a un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani. Dà sollievo al corpo e allo spirito e aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo libero. Ascolta, Signore, la nostra fiduciosa preghiera, perché questi spazi destinati ad attività ricreative accrescano il vigore delle membra e favoriscano la serenità dell'anima. Fa che tutti gli sportivi sperimentino nella realtà il valore dell'amicizia e, superando ogni forma di violenza, promuovano la civiltà dell'amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo santo amore. Dio, che infonde vigore ai corpi e luce alle menti, vi guidi giorno per giorno perché in fraternità e letizia diventiate ambasciatori e testimoni di pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. E viva Tommasino! C'è una lettera scritta, che posso... non è importante chi l'ha scritta, ma dopo ve lo dico chi l'ha scritta, perché ha descritto in maniera perfetta Tommasino. Carissimi, a nome del Presidente e di tutti i soci fondatori, un immenso grazie per la vostra partecipazione. Vorrei esprimere qualche considerazione e condividerla con voi in questo gioioso giorno, pensando per qualche momento al caro compagno, compianto Tommasino. Tommasino era il tifoso silenzioso, gioiva in silenzio per le vittorie con il suo timido sorriso e soffriva in silenzio per le sconfitte del suo avvenire. Tommasino era l'amico, quello vero, a cui potevi sicuramente fare affidamento. Tommasino era il padre di famiglia, solo casa, lavoro e Avellino, nient'altro. Tommasino era quello che, nonostante una settimana stancante e faticosa, la domenica macinava chilometri per seguire in trasferta i colori bianco-verdi. Tommasino era quello che non si abbatteva se la domenica si perdeva, anzi, era pronto il giorno dopo ad amare più di prima la sua squadra del cuore. A prescindere dalla categoria, a prescindere dai giocatori, a prescindere da tutto, Tommasino era quello che l'abbonamento alla Terminio lo faceva ogni anno. Tommasino era quello che amava poco la confusione, era umile e generoso con tutti. Tommasino era anche quello che, quando il lupo perdeva, aveva la forza di recarsi a Salerno il lunedì a fare la spesa, sempre vestito di bianco-verde, perché era un lupo orgoglioso dei propri colori. Tommasino era quello che non considerava la squadra antagonista nemica, ma avversaria. Tommasino era il compagno che, durante le trasferte, nonostante una ferrea dieta che non gli permetteva di pranzare in ristorante, si sedeva insieme a tutti gli amici, prendeva timidamente posto ed era contento e soddisfatto di pagare comunque la sua quota, anche se non la consumava. Tommasino era l'uomo educato che chiedeva qualcosa sempre con dolcezza e a voce bassa. Tommasino era quello che, seppur era sempre impegnato per l'intera giornata, non faceva a meno di fermarsi con qualche lupacchiotto a sussurrare nell'orecchio
Che dici? Siamo forti quest'anno? Che dici? Vinceremo domenica? Scusate, però qua devo aggiungere che Tommasino oltre alla Trenzana, quando lo vedevo io, portava la prima coppia di Ultravelino, diceva sempre sì, ma è più forte lo Bini. Sempre. Però la dimenticata una cosa. Quale? Lui andava a Benevento a tirare i piri di Benevento. Tommasino era quello che mentre lavorava in negozio la radio era sempre accesa e si sentiva in ogni angolo sintonizzata su un solo canale, Radio Punto Nuovo, per ascoltare notizie sportive o le dirette che riguardavano i lupini. Tommasino era quello che si metteva al solito posto affacciato alla ringhiera della Terminio in piedi e le partite non le vedeva. Sì, non le vedeva perché purtroppo aveva perso gran parte della vista, ma le sentiva con l'auricolare per radio, ma soprattutto le sentiva nell'anima. E piangeva di gioia all'esultanza del Partenio o per i cori della curva e sempre con la voce tremolante dall'emozione chiedeva all'amico vicino: oh, ma chi ha segnato? Tommasino era un pezzo di noi, nel calcio e nella vita di tutti i giorni, era un esempio per tutti. Grazie per averti conosciuto e per aver fatto un po' di strada insieme a noi. Sicuramente oggi sarai orgoglioso di vedere il tuo club, i tuoi amici, tutti insieme, fra quei meravigliosi colori che hai amato fino alla fine. Siamo onorati di averti fatto tutto questo per te. Il Covid ha deciso di portarti via troppo presto, ma sarai sempre con noi e uno di noi. Grazie Tommasino. Grazie a Patrizio e Roma, a tutti voi che siete qui, soprattutto grazie a Tommasino e a Patrizio per tutti questi lavori. Allora, a questo punto passiamo a tagliare il nastro. Fina, è compito tu. E questo è il club dedicato a Tommaso Acernese.
dentro possiamo chiedere a lei che cos'è che non va, qual è il mare oscuro, perché non gira questa squadra che abbiamo cominciato in questa maniera. Noi ci stiamo interrogando, la condizione atletica, qualche giocatore che non sta rendendo quanto ci si aspettava, ma dal di dentro si riesce a trovare una motivazione, anche perché sembra di capire non c'è molto tempo per trovarla la soluzione. Sicuramente anche noi ci aspettavamo un inizio diverso, dopo soprattutto aver fatto un precampionato importante, la stessa Coppa Italia, non ci aspettavamo di partire così. Le problematiche possono essere tante come poche, nel senso che noi stiamo lavorando per vedere di risolvere se c'è un problema. È normale che ancora la squadra non è al top della condizione, come anche le altre sicuramente, quindi non c'è giustificazione sicuramente per questa partenza. A noi dispiace, ma sicuramente Ravellino si riprenderà e farà un grande campionato. L'ottimismo è di tutti, ma la settimana è delicatissima, no? Panchina di pazienza, inutile dirlo, che traballa. Non so se la società gli ha confermato la fiducia a tempo o illimitata. Nel frattempo anche voi come dirigenti vi sentite sotto esame? Ma il calcio è fatto sicuramente di risultati. Parlare dopo due giornate già di tutto questo mi sembra sicuramente un po' eccessivo, nel senso che io penso che mancano ancora tante partite. Anche l'anno scorso non è un alibi, ma anzi è una cosa negativa. L'Avellino è partito con due sconfitte e poi a fine campionato ha sfiorato la Serie B, quindi noi abbiamo voluto pazienza l'anno scorso, l'abbiamo confermato perché crediamo in lui. È normale che noi tutti siamo figli di risultati e dobbiamo sicuramente uscire da questa situazione tutti insieme, perché lo dobbiamo a noi stessi che lavoriamo tutti i giorni, lo dobbiamo a una proprietà che non ci fa mancare nulla, iniziando dal presidente, lo dobbiamo a una curva che ci incita e ci ha incitato sempre, e ai veri tifosi dell'Avellino. Direttore, parlavamo della settimana, immagino sia una settimana pesante anche per voi. Lei peraltro è forse la persona che è sempre più vicina alla squadra, è sempre presente anche per raccontarci qual è l'umore del gruppo. Si sono resi conto di quanta delusione abbiano anche dato in queste due partite alla piazza, ed è scattato anche quel senso d'orgoglio che ci aspettavamo già nell'ultima partita, ma che ancora non è venuto fuori? Ma sicuramente io penso che i giocatori, anzi sono sicuro perché li vediamo tutti i giorni, e questa è una situazione che i primi a soffrire sono loro, perché ripeto, noi ci aspettavamo sicuramente una partenza diversa, ma anche loro, soprattutto loro, si aspettavano una partenza diversa. Questa cosa che posso dire è che questo è un grande gruppo, un gruppo di professionisti seri, di giocatori importanti. Dirlo adesso dopo un punto in due partite sicuramente andrò incontro a polemiche, a cose, ma lo dico con fermezza e con grande realismo, nel senso che noi dobbiamo lavorare, dobbiamo cercare di uscire fuori da questa situazione. E solo facendolo tutti insieme, insieme al nostro pubblico, insieme alla nostra gente, possiamo e dobbiamo uscirne fuori. Direttore, due cose. La prima, dopodomani si chiude il cerchio per quanto riguarda la lista. Ci sembra di capire che c'è ancora una cosa almeno da decidere, se magari avete già chiuso il cerchio e magari ci può dare un'anteprima. E l'altra, visto che vi siete interfacciati, almeno così ci è arrivato all'orecchio, anche con la proprietà, qual è l'atteggiamento della proprietà in questo momento? Se ce lo può riportare, l'umore della società? Ma la proprietà è normale che non è contenta, nel senso che le aspettative per l'Avellino sono sempre alte, perché è una piazza importante, è una piazza che deve lottare sempre per il vertice, no? come ha fatto anche l'anno scorso, e quindi è normale che la proprietà non è contenta, ma non solo la proprietà, non siamo contenti noi, non è contento nessuno di questa situazione, perché noi sappiamo dove siamo, sappiamo quello che dobbiamo fare, ma soprattutto sappiamo la piazza che è Avellino, che insieme a altre 3-4 piazze importanti sicuramente si deve giocare per forza il salto di categoria. La lista ancora abbiamo due giorni per decidere, poi abbiamo già un'idea in linea di massima, però questa poi verrà comunicata al momento opportuno.
Patrick Ricci, tanto per cominciare, è il benvenuto ad Avellino. Tra l'altro ti hanno dato il benvenuto tutti questi tifosi, questa gente che è arrivata qui per una nobile iniziativa, tra l'altro, ma anche per darvi un'iniezione di fiducia. Allora, io ricomincerei con una cosa. Tu, sia appena sei arrivato al Partito dei Mandanti, sia poco fa qui, hai detto finalmente sono qui. Questo già dice tanto, a dire il vero. Però è anche vero che vi siete trovati in un momento molto delicato e particolare. Allora, quali sono le emozioni da parte tua? La felicità di arrivare qui, però in un momento un po' turbolento. Sì, allora, buonasera a tutti. Innanzitutto, quando ho detto finalmente sono qui, perché sappiamo che la trattativa è stata lunghissima, e erano quasi più di un mese che andava avanti, io non vedevo l'ora proprio per questo, avevo già la macchina pronta, sincero, e quindi appena hanno trovato l'accordo, che mi hanno dato il via libera, sono salito in macchina, sono venuto da Avellino subito. Che ti sei fatto di questo momento un po' particolare? Allora, è stato un momento particolare, sì, delicato, però un immenso piacere, sia da parte nel senso mia personale, perché ho ricevuto un caloroso benvenuto, e poi anche per festeggiare, nel senso per ricordare questa persona, questo tifoso che amava la follia l'Avellino, ed è stato un momento bellissimo. A proposito dei tifosi, durante questa lunghissima trattativa immagino che a Taranto, insomma, qualche parola con qualche ex tipo Matera o lo stesso Ezzelino Capuano l'hai scambiato, ti avevano presentato la sì, piazza? Sì, mi hanno parlato benissimo di Avellino, mi hanno detto che è una piazza molto esigente, però ci sono i pro e i contro ovunque, però i pro penso che siano molto di più. Mi hanno parlato tantissimo del calore proprio che ha il tifoso d'Avellino, quanto si fa sentire sia allo stadio e sia fuori dallo stadio, e non vedo l'ora di sentirlo ad ogni partita. Senti Patrick, sei arrivato in un momento un po' particolare, ti aspettavi probabilmente già di respirare anche il calore, forse questa è la prima parentesi davvero, perché la partita contro il Giuliano non ha restituito un bel clima a fine partita, però sei arrivato con grandi aspettative, la fiducia piena della società che davvero ha insistito per averti, quella del tecnico, peraltro hai assaporato anche un po' il campo, ora manca solamente il risultato. Che cosa vi siete raccontati anche in questa settimana? Che gruppo hai trovato? Sembra esserci tanta confusione, ma tu magari ci puoi anche raccontare qual è il clima? Hai uno sguardo più distaccato proprio perché sei arrivato da poco tempo. Sì, allora, quando sono arrivato ho conosciuto subito lo spogliatoio, i compagni, ho conosciuto tutta la società, che innanzitutto ringrazio per la fiducia che hanno verso di me. Non vedo l'ora di ripagarla questa fiducia in campo, e mi fa molto piacere, mi ha fatto molto piacere il fatto che nonostante tanto tempo che hanno aspettato sono rimasti sempre lì, ne sono grato di questo. Sì, il momento è particolare perché c'è stata la prima partita la sconfitta, la seconda un pareggio. Ora siamo concentrati da quello che si vive nello spogliatoio dentro al campo, siamo concentrati e soprattutto stiamo dando tanto per migliorarci, per arrivare poi, per far arrivare i risultati che tutti vogliono, che anche noi in primis vogliamo. Ascolta Patrick, chiaramente questa è la prima volta che abbiamo il piacere di colloquiare con te, quindi è anche una presentazione questa. Le tue caratteristiche più o meno le conosciamo, le abbiamo anche raccontate, se magari ce le ribadisci anche tu, e chiaramente sei stato preso per giocarti il posto, almeno poi sorprese, con Frascatore lì sul centro sinistra della difesa, ed è una bella lotta tra due giocatori comunque importanti. Allora, parlare di me, non sono il tipo, non mi piace, e lo faccio poi scoprire ai tifosi. Vabbè, sono un difensore che ama difendere tantissimo, quindi le caratteristiche si basano sul duello, sull'esplosività, salti di testa, contrasti, sulla marcatura.
E invece per la domanda di Frascatore, allora io non, il mio pensiero è che non c'è una competizione tra i compagni di calcio, anzi bisogna prendere sempre il meglio, osservare chi hai davanti per prendere qualcosettina, e quindi è solo un motivo in più per dare il massimo, perché alla fine si pensa poi in gruppo, i risultati arrivano col gruppo, non arriva da un giocatore singolo, quindi siamo tutti verso un unico obiettivo.